Ciao ragazzi, bentornati sul canale e bentornati su World of Warships. Oggi andiamo a vedere la corazzata britannica di livello 10 Conqueror. Allora, la pronuncia da sottolineare, però dice così Google. Dicevo, questa corazzata di livello 10 è qualcosa di impressionante, l'abbiamo già vista sul canale, oggi l'andiamo a rivedere con i cannoni da 419. Prima di entrare nel vivo della partita, dobbiamo dire che questa nave ha una probabilità di incendio con le HE pari al 50%. Attenzione, arriviamo al 50% tramite l'utilizzo di due bandiere che aumentano singolarmente dell'1% la probabilità di incendio per l'appunto. Quindi stock 48%. Con le bandiere arriviamo al 50%. Fatta questa precisazione, ne devo fare subito un'altra. Tantissimi di voi mi stanno chiedendo e non vedono l'ora di vedere la corazzata Roma, la corazzata premium italiana che è stata aggiunta nel Premium Shop sul mio canale. Al momento non mi è possibile però comprare la nave, quindi se qualcuno di voi volesse darmi una mano può farlo o tramite una donazione, trovate il link nei commenti, oppure donandomi direttamente la nave. Più chiaro e onesto di così penso che non posso esserlo. Adesso concentriamoci sulla partita. Matchmaking, due cacciatorpedinieri per quanto riguarda la squadra nostra, tre quella avversaria, tre cacciatorpedinieri. Decidiamo di andare sul punto di alfa. Il punto di alfa è la scelta più giusta, anche perché noi siamo respawnati praticamente nei suoi pressi e anche perché comunque lo ritengo davvero un punto davvero molto buono. Sicuramente il punto di Bravo non è per noi, tantomeno il punto di Charlie. Con tutte quelle isole diventa un pochino complicato, quindi la corazzata su Alfa si comporta abbastanza bene. Visto che sto parlando comunque del più e del meno, finché entriamo nel vivo della partita, ripeto ancora una volta, se sentite la mia voce diversa dal solito è perché ho un po' di tosse, anzi che un po', ho un bel po' di tosse e quindi la mia voce ne risente particolarmente. I nemici stanno provando a catturare il punto di Alfa. È abbastanza prevedibile come cosa, visto che loro sono tre, i punti di cap sono tre, quindi probabilmente si sono divisi uno per cap. Spottiamo la corazzata Musashi, praticamente la corazzata che è stata aggiunta in uno degli ultimi aggiornamenti, che sarebbe praticamente la corazzata di livello 9 giapponese, acquistabile solo con l'esperienza tecnica, un po' come la Missouri. Il discorso è sempre quello: esperienza tecnica per avere una nave di livello 9. Primo colpo sulla Bismarck. E qui ragazzi subito sfortuna perché come vi ho detto prima 50% di probabilità per appiccare un incendio e purtroppo la Bismarck si salva. In questa circostanza, mentre sto virando verso sinistra, non vi nego che c'è stato un po' di lag in partita. Non so se si nota, infatti la nave traballa poco poco. Il lag arrivava anche a 200-300 di ping, poi fortunatamente si è andato a stabilizzare. Quindi, ripeto, in questo momento non stavo capendo molto. Infatti, qui vado a fare una virata un po' pericolosa, anche perché loro arrivano. Mi becco un bel siluro e anche un 16.000, quasi 17, probabile. Da una delle corazzate lì dietro, secondo me è stata la Musashi o forse la Bismarck, le altre dubito. Comunque sia, non ci perdiamo d'animo. Sono passati 4 minuti, abbiamo perso già abbastanza punti vita, devo essere sincero, però la nostra nave, come vedete, nonostante spari con solo due torrette, è in grado di fare 7.000 danni più l'incendio a una Yamato, quindi capirete bene che le potenzialità sono davvero molto alte. I nemici, nel mentre, conquistano il settore di Charlie. Praticamente noi siamo come squadra tutti raggruppati su Alfa. Non c'è nessuno tranne un incrociatore nei pressi del settore di Charlie. E questa è subito una cosa negativa perché i nemici
potrebbero spingere sia da Alfa che da Charlie, chiudendoci in quei quadrati che vedete. Praticamente in I4 siamo già 5-6 navi e la cosa non va per niente bene. Anche perché poi si crea il problema che, avendo poco spazio, non possiamo virare, ci urtiamo l'uno con gli altri, insomma, il caos più totale. Qui la tattica che adotto il 99% delle volte con la mia nave è di sparare sempre e comunque con le HE, solo in determinati casi, magari quando il nemico mostra bene il lato, allora tento le AP. Però, ragazzi, come avete visto, le HE fanno male. Anche con le HE gli incrociatori ne risentono particolarmente, quindi diciamo che le AP passano un pochino in secondo piano. Però, ripeto, con le HE sicuramente potete fare dei danni molto interessanti. L'incendio non scatta, per il momento è scattato solo una volta su 12 colpi, un po' poco sinceramente, considerando che abbiamo il 50% di probabilità, ma di cosa stiamo parlando? Comunque sia, vediamo un pochino come va la partita, perché loro continuano a spingere da Charlie. Abbiamo un cacciatorpediniere su Bravo. La Fletcher lì davanti cerca di fare quello che può. Noi veniamo spottati molto probabilmente sia dalle corazzate, ma anche dal cacciatorpediniere nemico, che è sicuramente nei paraggi. Guarda lì, tutti i colpi che arrivano. Vediamo un attimo. Qui ero pronto a dare anche più HP, però la virata bisognava chiuderla. Andiamo di nuovo con le HE, senza problemi. HE sempre e comunque. Vediamo un pochino quella Musashi, però penso che sia stata lei a darci quel colpo iniziale da circa 17.000 colpi, eh. Mi sa che è stata lei, infatti poi me la prendo, se ricordo bene, con la giapponese per l'appunto. E noi, come vedete, siamo sempre lì, siamo in I4, non possiamo avanzare, loro sono fermi. La classica, diciamo, posizione che adottano alcuni giocatori. Stanno fermi e sparano, stanno fermi e sparano. Però attenzione, perché sicuramente ci vanno a fare un favore per quanto ci riguarda, perché noi con le HE non desideriamo altro. In quella circostanza, ragazzi, quando sono fermi, che giocano in quel modo e vi costringono, diciamo, a muovervi, e loro stanno fermi, andate con le HE. Le AP possono penetrare, però anche le HE vi assicuro che fanno davvero molto male. Mi è capitato in passato anche di fare 30.000 danni più incendio, quindi di cosa stiamo parlando? Allora, continuiamo a sparare le nostre amate HE. La Fletcher, un po' di siluri, lancia un po' di siluri, cerca di creare un bel muro di siluri. Certo, non è la Shimakaze, però lo accettiamo lo stesso. L'Ibuki anche lancia qualcosina e cerca di rallentare i nemici. Certo, io corazzata che vedo siluri che arrivano, ci penso due volte prima di avanzare, quindi questa giocata ci sta tutta. Per quanto riguarda i nostri giocatori, i nemici nel frattempo hanno Bravo e hanno Charlie. Perdiamo la Tirpitz per una falla. Mettiamo a segno un'ottima hit. Di cosa parliamo? 13.000 danni più incendio, l'ennesimo incendio su quella corazzata. È giunto il momento di virare. Ci prendiamo un bel 7.000. Perdiamo anche qualche postazione di contraerea e quant'altro. Ce ne freghiamo altamente, iniziamo a virare, anche perché altrimenti non avremmo lo spazio per poterlo fare. E andiamo nuovamente sulla corazzata giapponese. Continuiamo la nostra manovra per cercare in qualche modo anche di allontanarci, visto che i nemici iniziano a spingere qualcosina in più rispetto alle azioni precedenti. Abbiamo sempre il cacciatorpediniere che è vigile nel settore di H3, la nostra corazzata alleata, il livello 9 inglese per intenderci, decide di seguirci. I nostri alleati sono in H5 circa, il cacciatorpediniere, l'ultimo, anzi, sono sempre loro, no, come non detto,
No, è vivo ancora, è vivo. Se è andata da Prince in questa circostanza, rimane in G6. Quindi abbiamo un cacciatorpediniere vicino Alfa, anzi dentro Alfa, e l'altro dentro il... No, reset. Cacciatorpediniere vicino Bravo e l'altro dentro il settore di Alfa. Ce la possiamo fare. La corazzata più larga in H8 e i nemici qui, ragazzi, per la prima volta durante la partita decidono di avanzare, o perlomeno ci provano, perché la Missouri è quasi dentro Alfa. La Musashi sta avanzando sulla sinistra rispetto alla Missouri e all'isolotto, e inoltre ci sono delle corazzate da dietro che anch'esse sembrano abbastanza intenzionate ad avanzare. 138.000 danni per il momento, 49 hit in totale. In questa circostanza, piccolo errore, perché come vedete i cannoni precedentemente erano pronti, quelli di prua, però poi alla fine perdo l'attimo e decido di sparare con tutti i cannoni sulla corazzata giapponese. 13.000 danni più incendio. Ho perso il conto degli incendi causati su quella nave, sono davvero molti. Avanza la Bismarck, la Missouri rimane ferma, devastatore, molto bene. Abbiamo perso la Yamato però molto male. Le squadre per il momento sono in equilibrio per quanto riguarda il numero di navi perse. L'unica cosa che hanno di vantaggio sono i punti di cap, Charlie e Bravo. Come non detto, perdiamo anche l'altro incrociatore. No, loro perdono la Z46, molto bene. Allora, noi niente, ce la siamo presa con quella corazzata. Perché probabilmente, lo ripeto ancora una volta, quei danni iniziali, i famosi 17.000 che abbiamo subito, sono stati colpa della corazzata giapponese. Quindi noi ci stiamo vendicando, colpo dopo colpo. Qui vado a cliccare semplicemente dicendo, e vedendo anche il punteggio, dobbiamo bloccare i punti di cap. Assolutamente. Un'altra cosa che penso è che è arrivato il momento di spingere via quelle corazzate dal settore di Alfa. È una cosa rischiosa perché loro comunque sono bene tre corazzate, e inoltre sta arrivando la corazzata britannica di livello 10, che al momento si trova in F4. Chiedo aiuto alla corazzata alleata, che nel frattempo, non so, forse voleva avanzare verso Bravo. Ennesimo incendio sulla corazzata giapponese. Che bello l'incendio, fantastico. Prendiamo la mira. Abbiamo 65.000 punti vita, però il punto forte ovviamente è la possibilità di recuperare tanti punti vita, perché una delle particolarità della nave è che recupera per l'appunto molta vita in poco tempo, unita poi al fatto che viene spottata davvero molto molto tardi, se ricordo bene 13.7. Insomma, è una nave letale da tutti i punti di vista. Andiamo a perdere i buchi. Qui, ragazzi, loro sono praticamente 800 punti. Distruggiamo però la corazzata giapponese con il piromane, un buon riconoscimento. Doppio incendio, lo stavo aspettando, infatti poi vado subito a spegnere tutto quanto. 188.000 danni, e signori, tocca a noi, dobbiamo avanzare. Qui il caso che vi dicevo prima, metto le AP, metto le HE. Decido per le HE perché so che penetrano il tanto che basta. Poi mettete anche un incendio e il gioco è fatto. Sono navi che hanno poca vita, mi serve la penetrazione sicura. Il danno, anche minimo, lo vado ad accettare. 2 contro 1, anche se diciamo sembra più un 1 contro 1, 1 contro 0, perché la nostra nave se la cava davvero molto bene. Guardate qui, 13.000 punti. Adesso vado a recuperare. Guardate come recupera velocemente la vita. 13.000, 17, 21. Insomma, quelle navi non ce la faranno mai e poi mai. Andiamo a perdere la torretta, ce ne freghiamo altamente.
buona hit da 4700 sulla Bismarck e incendio, attenzione all'incendio, l'ennesimo tra l'altro della partita. La Missouri continua a sparare le sue AP, però noi stiamo già virando per assorbire il colpo, infatti ce la caviamo con un 2700 che non è nulla, 2700. Abbiamo praticamente assorbito tutto il danno potenziale. Ennesimo incendio sulla Bismarck. Capisco che è il momento di sparare alla Missouri perché la Bismarck ha appena riparato da poco. E quindi guardate un pochino cosa succede. Distruggiamo la Bismarck. E poi, subito dopo, andiamo ad affondare la Missouri. 2 contro 1. Vinto in maniera molto semplice, doppio colpo meritato. Allora, qui in chat qualcuno mi va a come dire, ad incitare, però dobbiamo giocare sempre con attenzione perché la corazzata è davvero molto pericolosa, quella nemica. Decido in un primo momento di allontanarmi perché so, io vedo il cacciatorpediniere in G4, appena arriva in H4 lui può spottare la corazzata. E io posso aprire il fuoco. Questo è quello che stavo pensando. Infatti già preparo le mie torrette. Tra l'altro una è stata completamente distrutta. Quindi gioco con 3 torrette purtroppo. 3 torrette, il tasto T quasi pronto. È rimasto l'ultimo ostacolo, l'ultimo nemico praticamente da affrontare. Siamo 4 contro 2, però il vero problema rimane la corazzata. 4 contro 1, perfetto, rimane la corazzata nemica. Vengo spottato. Vediamo un pochino come va a finire. Lui mi spara. Andiamo a spottarlo anche noi. 26 contro circa 20, la vita. Vediamo quanti danni andiamo a fare. Da 26 scende esattamente a 16, solo che io sono tornato a 38, quindi una cosa davvero allucinante. Cosa può fare una riparazione su questa nave? Cambia le sorti di una partita. Andiamo ad assorbire abbastanza bene il colpo, abbiamo i punti necessari e poi ragazzi, con questo colpo andiamo a fare ancora male alla corazzata che verrà distrutta subito dopo dai siluri delle Rakaze. Chiudiamo con 241.000 danni, ben 6 riconoscimenti, sono davvero molti, 416.000 crediti guadagnati, 112 hit in totale. Per quanto riguarda il punteggio della squadra, siamo arrivati a sorpresa, devo dire, secondi, mi aspettavo una prima posizione, complimenti alle Rakaze, complimenti tra l'altro che ho fatto anche in partita tramite il tasto apposito. Ragazzi, video terminato, grazie per l'attenzione, noi come sempre ci vediamo alla prossima. Ciao!